Marketing e ridondanza. Tante persone credono che sia sufficiente mostrarsi una volta ai propri potenziali clienti per riuscire poi a concludere la vendita. E questo porta all'errore di fare pubblicità e smettere poco dopo perché non vedono immediatamente i risultati. Oggi voglio leggerti un capitolo dal libro Cash Advertising di Eric Whitman che merita, secondo me, tantissimo. È il principio numero 14, ripetizione e ridondanza, il fattore familiarità. E già la prima affermazione rende bene l'idea. La gente non nota il vostro annuncio fino a quando non l'avrà visto almeno 7 volte. Questa è una massima che ricalca un'affermazione che gira nel settore delle vendite che recita: per chiudere un accordo occorre stimolare la vendita in media 7 volte. Qualunque sia il numero consuntivo, sicuramente la ripetizione è un elemento chiave per veicolare il vostro messaggio tramite la pubblicità. Ribadendolo più volte, oltre a sgretolare il muro del disinteresse, il vostro annuncio raggiunge anche coloro che fino a quel momento non l'avevano ancora visto o notato. Inoltre, ogni volta che si ripete il messaggio, il pubblico acquista sempre più familiarità con il vostro prodotto e la vostra società e, se non ha motivo di fare altrimenti, inizierà a provare una sensazione di accettazione nei vostri confronti. E qui si rimanda, diciamo, si collega anche al principio di familiarità di Cialdini, di cui abbiamo parlato più volte nelle pillole. Poi salto un pezzo e vado avanti. Lo scopo della pubblicità è creare minime alterazioni nei comportamenti e nelle percezioni dei consumatori. Attraverso la ripetizione, tali piccole alterazioni possono diventare importanti e spesso far pendere l'ago della bilancia verso l'acquisto del brand pubblicizzato. Salto un altro pezzettone e leggo le ultime due cose che mi sono appuntato. Mandate lo stesso messaggio in continuazione e diventate ripetitivi. Proponetelo ogni volta con delle piccole variazioni e sfruttate al massimo l'efficacia della strategia della ridondanza. Questo appena citato è un metodo semplice per aumentare il ciclo di vita di un annuncio o di uno slogan pubblicitario particolarmente efficace. Presentando il medesimo messaggio ogni volta in un formato differente o con un testo parzialmente diverso, porterete il lettore a credere di trovarsi di fronte a un nuovo annuncio e non a una mera riedizione di ciò che ha già visto la settimana scorsa. Si tratta delle cosiddette fonti e argomentazione multiple. In estrema sintesi, maggiore il numero di fonti diverse che propongono un soggetto al medesimo messaggio, più questi si convincerà della sua bontà. Se per esempio sentite una donna dire che mangiare cioccolata tutti i giorni fa bene, potreste crederle o meno, a seconda di come percepite il messaggio in quel determinato momento. Tuttavia, se 5 persone diverse intorno a voi non fanno che ripetere ossessivamente la stessa cosa, ogni volta però in modo leggermente differente, allora la probabilità che il messaggio vi convinca saranno molto maggiori e voi farete vostra quella convinzione. E questo è interessantissimo perché spiega in maniera molto semplice e chiara come effettivamente, se ci guardiamo intorno, se pensiamo ai messaggi pubblicitari o addirittura alla politica, che non è altro che, diciamo, la propaganda, di creare della pubblicità, quindi del marketing, per portarla in una direzione oppure in un'altra. E la logica è la stessa: si prende un messaggio sempre lo stesso, si ripropone praticamente all'infinito utilizzando angoli diversi, fonti diverse, facendolo ripetere da più fonti diverse, insomma. E quindi questo martellamento, nel momento che facciamo pubblicità per la nostra attività, lo dobbiamo prendere in considerazione, proprio perché le persone sarà molto probabile che ci ignorino inizialmente, soprattutto quando non ci conoscono, non sanno chi siamo, vedono sì distrattamente la nostra pubblicità, ma non riuscirà a colpire tutti al primo colpo. Quindi dobbiamo necessariamente nella nostra strategia anche considerare questo effetto di ridondanza, quindi dobbiamo essere presenti più e più volte davanti agli occhi dei nostri clienti con i nostri messaggi fino a convincere una persona che inizialmente era diffidente a fargli prendere in considerazione la nostra proposta e, se effettivamente siamo la soluzione più giusta per lui, trasformarlo in cliente. Quindi oggi rifletti su questo e chiediti: quante volte vedono i tuoi messaggi i tuoi potenziali clienti? Nella maggior parte dei casi, e questo vale per tutti, meno di 7. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, grazie alla pubblicità online è molto facile riuscire a comparire più e più volte, quindi siamo noi praticamente a decidere quante volte comparire davanti al nostro potenziale cliente e di conseguenza possiamo applicare questa strategia in maniera molto molto efficace. Per cui se già non lo stai facendo, inizia a farlo perché ne otterrai dei grandissimi risultati. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!